La Madonna della Fiducia, perché proprio questa scuola nel dramma dell'alluvione? Ma innanzitutto io ero qua, proprio pochi chilometri da qua, il giorno quello tragico in cui si andava in giro e la mia macchina era sommersa da quasi un metro di acqua. E poi, vabbè, noi siamo affezionati alla Romagna, io in maniera particolare, mia madre era nata con i popoli, per cui mi sento un po' di casa. E poi è stata una scelta che abbiamo fatto insieme agli amici di Rock and War in base a quello che erano le pressioni, no? E le richieste di aiuto. Venendo qua ho visto che siamo riusciti a fare le cose in tempi rapidi, come difficilmente accade in Italia, e abbiamo fatto le cose fatte bene. Ho visto una scuola, ho visto le immagini dell'alluvione devastanti e devo dire che in breve tempo siamo tornati alla normalità, anzi ancora meglio di prima, per cui molto contento io, molto contento i miei amici dei PU e molto, guardi, faccio vedere il regalo che mi riempie il cuore, non so se si vedrà, ma che bellezza. Questo è il regalo che i bimbi di questa scuola mi hanno fatto e io lo porterò a Milano e lo appenderò nei nostri uffici di Milano, perché ogni volta che faremo una trasmissione. Un secondo solo. Ok, va bene, Giorgio, stai. Vai, così, Giorgio.